Enjoy signori, Random qui con voi che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata. Quindi che cosa stiamo aspettando? Let's go! Eccoci di nuovo qua ragazzi, eccoci tornati, partiamo subito, oggi abbiamo da fare un casino di lavoro. Allora signori, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Sì, tutto a posto? Non mi rispondete mai quando sono che registro? Ok, basta le cazzate. Qua mi ero già preparato un tubo che mi deve andare a fare altre utenze. Abbiamo fatto un impianto efficiente, perché non usarlo? Però di qua non va bene. Eh no che non va bene qui, pirla. Non va bene, assolutamente. Non va bene semplicemente perché andrebbe a rompere le balle qui. Quindi, io direi, via tu, vieni qui tu, ok? Direi che potrei fare di qui, passare di fianco, che non è una cattiva idea, direi, ok? Quindi chiudiamo che rimane bello e passiamo di qui col tubo. Ok, lo facciamo andare in su perché è più bello. Ok. Guardate come sono comodi questi stivali. Perfetto. Allora andiamo su. Ok, andiamo giù di qui. Ok. Mettiamo giù, vabbè per ora sì. Ok. No, non così. Via tu. Così, perfetto. E andiamo a mettere questo così. E siamo a posto. Ok, quindi anche qui siamo a posto, andiamo a prendere un po' di stone, merda, ok, no, infatti blocchi per costruire, stone, andiamo a chiudere tutto che fa cagare, ok, no, no, perfetto, ok. Andiamo a demolire tutto. Ok. Mo' rimettiamo la stone qui. Anche se potevo farlo a telecamere spente, ormai sono qui, lo faccio. Ok. Quindi possiamo riandare su. E abbiamo dato corrente qui. Voi dite, ma a che cosa dai corrente? Beh, lo faccio vedere subito. Allora, tin con copper. Ok, non mi ricordo se così. Sì, ci fa il bronzo. A noi ce ne serve un bel po'. 16, facciamone ancora un po'. Sì, per ora penso possa bastare. Quindi abbiamo fatto il bronzo. Ci serve il carpenter. Andiamo a vedere come si fa. Ok. Vetro, che non so mai dov'è. Vetro. Eccolo qui. E proviamo a craftarci il tutto. Allora, mettiamo il bronzo che abbiamo appena fatto. Intorno ci fa lo sturdy casing, che fa parte della forestry. Perfetto. Poi dopo dobbiamo mettere questi pezzi così. Sturdy casing al centro. E qui così. Ta-da! Carpenter! Perfetto, carpenter, noi andiamo a mettergli il carpenter qui e vediamo che si presenta in questa maniera. Allora ragazzi, sembra complicato, invece è una stupidata. Qui così ci vuole l'acqua, quindi dovremo fare un impianto d'acqua. Questa non è una cosa molto molto comoda e carina, però per il momento dobbiamo dargliela manualmente. No. Allora, proviamo a vedere una cosa. Vediamo questo qui.
Perfetto, allora ho detto una puttanata. Qui non serve l'acqua, ma servono vari liquidi. Per esempio, io adesso ho bisogno del creosote oil. Quindi vi faccio vedere subito, noi abbiamo bisogno di tin, ancora tin, tin cavalin. Allora, la tin la mettiamo in questa maniera, ci fa le canne. Andiamo giù, vi faccio vedere subito perché qui così, ragazzi, vi ricordate che abbiamo fatto questo qui, si riempie di creosote oil e noi andiamo, dobbiamo andarlo a svuotare. Guardate che si svuota e ci dà le... è roba Railcraft, avete capito bene, ragazzi, sto preparando il tutto per fare un impianto Railcraft, cioè della... che fa parte anche della Railcraft. Noi andiamo a metterlo dentro qui, vedete intanto lui ci carica il macchinario di olio, perfetto. Adesso noi abbiamo bisogno di legna, ok. Andiamo a lavorare la legna, andiamo sulla nostra crafting e la mettiamo in questa maniera. Facciamone un po', adesso non so bene quanti, facciamone un po'. Ok, 42, le andiamo a mettere in questa maniera qui. No, infatti mi sa che ho sbagliato qualcosa. Andiamo a prendere, guardate ragazzi cosa ho intenzione di fare, track, ho bisogno di fare queste qui. Queste qui si fanno, vedete? Ok, andiamo avanti. Nel carpenter, così. E che cosa c'è che non va? Ah. Affanculo, bisognava schiacciare il tasto sinistro. E vedete che mettendoli qua in questa maniera, questo è uno slot, guardate, lui ci tiene e ce li scala da qui, guardate. Tadam, ci scala da qua e noi ci dà il nostro Wooden Tie. Esattamente perché? Perché noi abbiamo bisogno di fare questi track qui. Quindi di questi ce ne servono 4 e penso che possano bastare, però ne facciamo fare 8 che è meglio. E cosa succede? Noi dobbiamo fare questi track qui. E poi, vedete, standard rail, si fanno così. Allora, dobbiamo prendere ancora un po' di ferro, iron, andiamo nella nostra rolling machine che è qui, andiamo a metterle così, e tadam, ci fa lo standard rail. Ce ne fa 8, noi clicchiamo sopra, ce li produce, perché a noi ci serviranno per fare esattamente questo lavoro qui. Quindi continuiamo, eccoli qui, standard rail. Facciamone ancora, perché magari ce ne servono ancora. Questo, ragazzi, è tutto il lavoro che serve per fare semplicemente dei tracciati per far andare il cart. Quindi, ok, abbiamo preparato anche questo. 7, 8, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ok, a posto. Togliamo dalle palle sta roba. Ok, lasciamola pure dentro. Mo andiamo qui, facciamo che questi qui, messi in questa maniera nella crafting, ci fanno i wooden rail, tenuti al centro con questi intorno. Ok, ci fanno i track. Guardate quanti ne ho fatti, 64. Però era necessario avere questo macchinario, il carpenter, e avere anche il creosote oil, quindi avete capito anche perché abbiamo usato questo macchinario esattamente per quello. Cioè ci è servito sia per fare il cocoon che ci è servito per fare lo steel, cioè l'acciaio, e in più il creosote oil che va bene per la Raycraft. Quindi figata, figata quando iniziamo a unire tutte le mod. Poi vi ricordo che qui, dov'è? Non mi ricordo. Qui, vedete, ne avevo già fatti perché ero andato giù in caverna, un dungeon, l'avevo già trovati, però era più figo farli io, che era più figo che li facessi io. Ok, poi adesso abbiamo bisogno, ragazzi, attenzione, attenzione, guardate, intanto c'è un'opzione qui, che si può usare, ve lo insegno se non lo sapete fare. Se noi andiamo a cliccare sopra qui, qua ci sono vari tipi, tutte le mod, i blocchi, tutte le cose che ci interessano. Quindi, per esempio, noi adesso dobbiamo andare sulla
dobbiamo fare una mod. E noi andiamo sulla Steve Trickart, doppio clic e guardate cosa succede, ragazzi. Ci fa vedere tutti i blocchi che riguardano questa mod. Guardate che figata della Steve Trickart. Allora, la cosa che a noi ci serve in questo momento, ragazzi, va, vi anticipo già che cosa voglio fare. Voglio fare una farm di alberi, di legna, automatica, con la Steve's Tree Cart. La Steve's Cart. Quindi, guardate ragazzi, è una figata. Quindi, partiamo subito. Allora, a noi ci serve come prima cosa il cart assembler, ovviamente. Quello che assembla il cart. Vedrete che è una figata. Quindi, in questa puntata non riusciremo a fare ovviamente tutto. Però iniziamo a fare qualcosa di interessante. Allora, ci serve il cart assembler. Vediamo che ci serve la stone, il ferro e i simple piece. Vediamo come si fanno. Ok, in questa maniera. Perfetto. Ok, quindi ci serve... Allora, oro c'è, redstone c'è, ci serve la stone, anche se ce l'ho anche qui, il ferro che ce l'abbiamo e forse abbiamo tutto. Quindi vediamo questi qui, allora dobbiamo prendere redstone così, ferro così e al centro, perfetto, facciamone un po'. Perché magari ce ne servono ancora. Perfetto. Poi abbiamo detto stone. Vediamo se non sono malato, mi ricordo. Questi qui. Non mi ricordo. Perfetto. Andavo anche bene, era anche giusto. Questo qui è ferro. Tadam! Carta assembler! Figata, figata. Ok, abbiamo il nostro carta assembler. Allora lo possiamo posare. Lo andiamo a mettere qui. Sì, no, non mi piace. Via, tu. Lo andiamo a mettere di qui. Ok, ora mi piace di più. Questo qua, ragazzi, eccolo qui. Si presenta in questa maniera. Voi direte, mamma mia, che cos'è, che casino, niente di più facile. Allora, innanzitutto ha bisogno di corrente. Però non è corrente normale. Semplicemente il vecchio e noioso stack di coal, di carbone. Lo andiamo a mettere all'interno. Tadam, vedete che si riempie. E quindi noi abbiamo la full level, livello pieno, 4000 su 4000, quindi lui è quasi pronto per partire. Adesso noi abbiamo bisogno di mettergli il cart qua all'interno. Quindi andiamo a vedere come si crafta il cart. Poi ci sono i wooden, lo standard, il reinforced e il mechanical pig, è un bordello, è roba più avanzata. A noi per ora ci serve lo standard, che non ci interessa di fare qualcosa di più esagerato. Quindi iron al sopra. E vedete che ci servono due di questi qui. Quindi abbastanza semplici da craftare. Perfetto, due. Quindi allora facciamocelo subito. Allora prendiamo qualche bastoncino. Ok. Lo mettiamo come abbiamo visto lì intorno con il ferro al centro e ne facciamo due. Li mettiamo qui così. Ferro. Vediamo. No. Ok, e tada! Standard hall, ragazzi, si chiama così, cool. Non va bene il cart, ragazzi, inutile che stiamo lì a fare i cart perché non va bene, è proprio per la mod in questa maniera. Andiamo a prendere il nostro standard hall e lo mettiamo e vediamo, tada! Guardate, si apre, guardate che bellezza, questa mod è meravigliosa. Si apre tutto l'inventario e ci dice che questo cart, come lo vediamo qui che gira, che sarebbe questo, gli si possono mettere tre motori, tre tipi diversi di motori, cioè di modi che servono per farli partire. Un tool, che sarebbe tipo... cioè, vabbè, poi ve lo spiego, tipo quello che serve per tagliare la legna, solo uno, perché è quello standard. Gli attachment, che sarebbero tipo gli accessori da mettere intorno, gli storage, che sarebbe tipo... tipo le ceste da metterli attaccate per farci stare nell'inventario la roba, e poi altre cose che si possono aggiungere al cart speciali. Quindi questo è più o meno quello che è il discorso. Adesso io lo configuro, non ovviamente a telecamera spenta perché mi piace farlo a telecamera accese, guardo un po' bene tutto quello che voglio fare e ritorno. A tra poco, eccoci tornati ragazzi, finalmente più o meno configurato quello che mi serviva. Allora, le cose che mi servono sono esattamente
queste qui. Allora, partiamo subito. Mi servono le side chest. Queste sono un po' difficili da craftare tutto quanto, però noi ci proviamo. Andiamo a mettere la legna lavorata in questa maniera e la legna, quella diciamo originale in questa maniera, diciamo non originale, quella non lavorata in questa maniera, e ci fanno le chest pane. Facciamone 64 per ora, perché noi dobbiamo fare le side chest. Ok, allora 4 di quelle, vediamo un po'. Ce ne servono 1, 2, 3, 4 di queste qui, e ok. E abbiamo fatto queste 4 qui. Adesso dobbiamo fare queste qui. Quindi prendiamo ancora le nostre cose, le mettiamo in questa maniera, perfetto. Ce ne servono, quante abbiamo detto, per non farne in più, perché tanto non mi servono, 2. Ok. Abbiamo fatto queste qui invece. Ah, ok, perfetto, le abbiamo già. E poi questo al centro ci serve un pezzo di stone e un iron ingot. Iron ingot e stone, dimmi che ce l'ho, perfetto. Ok, pezzo di chest lock, che sarebbe il coso per chiudere la... 4 di questi intorno in questa maniera, 2 di questi. E due di questi, ta-da, side chest. Questo è il primo accessorio che gli voglio mettere. Poi volevo mettere il coal engine. Vediamo se lo troviamo, se lo troviamo, se lo troviamo. Altrimenti eccolo qui. Coal engine. Allora, si fa in questa maniera, fornace, due pistoni, ferro, molto semplice. Quindi andiamo a prendere il nostro piston plane. Guardate che figata. Allora raga, due pistoni, tam, due pistoni, vediamo, questo qua era il pistone, ok, due pistoni, poi che cosa avevamo detto che serviva? La fornace, semplice da fare, simply to make, si dice ragazzi in inglese, anche l'inglese sai, ma non so neanche quello, non so neanche l'italiano, figuriamoci l'inglese. Ok, e ferro, 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 ton, 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 ton. Ta-da! Coal engine, motore, dopo spiego tutto. Poi un'altra cosa che devo fare si chiama wooden cutter, questo è già più complicato. Vediamo questo qui. Allora, vediamo qua. Ferro, questi qua, come si fanno? Mamma mia! Me ne servono? Quanti me ne servono? I diamanti per fare questo qui. 4-5 diamanti, mamma mia. Sto male. Stanno finendo, mi sa che è ora che vado a minare e metto giù qualche macchinario serio che ci possa fare. Vabbè, non ci pensiamo, va. Adesso non mi ricordo già più perché sono malato. Come si fanno? Ok, 2, 5. Ok, fatto. 5 saw blade. Poi bisogna, vabbè, ok, questo. Questo come si fa? Oh mamma. Oh mamma. Ok, allora dovremmo avere il tutto ciò, perché ne abbiamo fatti di più apposta. Allora, vediamo un po', due di questi qui. Ferro in mezzo e redstone. Ta-da! Ci fa il nostro advanced PCB. Che messo qui, oh mamma, tu via, messo qui, perché me l'ha preso? Cazzo è? Boh. Vabbè, allora, questo qui, andiamo a rivedere, no, forse non mi ricordo, un pezzo qui, e vediamo, vediamo, no, semplicemente questo al centro con dei, adesso andiamo a vedere se abbiamo 7. Ma se ce ne servono 8, ma mi prendi in giro? Non ci credo. Ragazzi, vado a prendere un alberello e ritorno. Tra poco, eccomi tornato ragazzi, finalmente ho preso il mio alberello. Andiamo, 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 andiamo subito. E ta-da! Wood cutting core. Abbiamo fatto anche il nostro wood cutting core. Messo in questa maniera, con il pezzo di ferro e 5 di questi qui. Ta-da! Ci fa il wood cutter! E abbiamo i nostri tre cose. Ci manca ancora il solar engine.
è questo qui. Però è più difficile da craftare. Andiamo a vedere questo qua. Allora, questo qui l'abbiamo appena fatto, ne facciamo subito un altro. Perché così siamo a posto, no? Dov'è? 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 Qui. E ce l'abbiamo pronto. Due pistoni li facciamo subito, subito, perché tanto noi abbiamo questo, facciamo uno, due pistoni. E ci abbiamo anche i pistoni. E siamo a posto. Quindi pistoni, e questo è a posto. Ferro, ok, Solar Engine, quattro di questi qui. Facili da fare, vediamo se faccio il record di velocità. Vediamo se faccio il record di velocità nel craftare una roba, che non è sicuramente da me. Infatti vedete che sbaglio, devo sempre per forza sbagliare. Allora, due glowstone, redstone, quindi così, 4, 1, 2, 3, 4, todò! Questi sono i pannelli solari, via, via tu, via tu, via tu. Tutto intasato siamo. Ok, via 4 di questi qui, questo qui, questi due pistoni, due ferri. Ta-da! Solar Engine! Abbiamo fatto tutto quello che ci interessava. Quindi ragazzi, adesso io vado a dormire, guardo da quanto registro e ritorno. A tra poco! Eccoci tornati ragazzi, ho visto che sto registrando già da un po' di tempo, quindi penso che... è quella lì? Le mucche... Oh! Oh mamma! Via! Via tu, via! Stanno impazzendo. Guardate quante ne sono venute fuori. Infatti ragazzi, guardate, guardate. Tier 4, 534 kill. Quindi siamo molto vicini al Tier 5, che è quello controllabile con segnale redstone. E poi possiamo fare la nostra prima, lo annuncio, farm. No, farm, scusate. Tipo... poi vi farò vedere. È una cosa figa, la teniamo come sorpresa, anche se non riesco mai a tenerla come sorpresa. Ok ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di cose, abbiamo craftato tutto quello che ci servirà per questo kart qua. Questa mod è veramente uno spettacolo. Quindi ragazzi, io visto che avevo deciso di ascoltare un mio fan, di fare video un po' più corti, io ragazzi vi ringrazio ancora tutti di avermi seguito, dei commenti, della forza che mi date e di farmi tutti questi complimenti. Io cercherò sempre di migliorarmi, di cercare di essere sempre originale e, come si dice, fare impianti, cose che vi possono piacere. Più avanti inizierò, ve lo annuncio, a fare qualche altro gioco. Se avete qualche gioco da consigliarmi, fatelo nei commenti o tramite messaggio privato, che io lo ascolterò. Se sono capace, se vi piace, ci provo ragazzi, io sono qui apposta per voi. Tutto quello che c'è, tutto quello che si sta creando intorno a questo canale è tutto grazie solo a voi, dedicato solo a voi. Quindi io vi rinnovo ancora la possibilità di partecipare attivamente al canale mettendo un commento, un mi piace, un video di risposta, condividete i video, fate conoscere ai vostri amici se magari cercano uno nuovo che è bravo, magari, o che comunque fa quello che fa, lo fa con passione. Quindi io vi rinnovo ancora un saluto e ciao!